un evento all'insegna della condivisione, la corale di Villa Grande e di Villa San Tommaso, magistralmente diretti dal giovane tenore Giovanni Di Deo. Un'esperienza unica e suggestiva in una magica atmosfera natalizia. Una direzione impeccabile la sua, ma quanto lavoro e quanto amore c'è dietro questa ricerca della perfezione canora? Allora, innanzitutto vi ringrazio per la direzione impeccabile, ma io preferisco definirmi una guida e non un direttore, perché come ho detto pure prima, a fine concerto la direzione è una laurea in più che lasciamola a chi già l'ha presa, e comunque la direzione è una cosa molto complicata, però comunque mi piace condividere, insomma, essere la guida di questi due cori, che tra l'altro è nato per caso, e poi sapete tutti le differenze tra le varie frazioni, e quindi è stata abbastanza dura, però è stata una bella soddisfazione, perché comunque la musica non ha contratti, non ha nonostante ognuno abbia un carattere differente, abbia le sue antipatie, quello che gli pare, però comunque sì, alla fine l'unica passione comune è la musica. Quanto è importante il conservatorio per un aspirante cantante lirico? Un consiglio ai giovani studenti di canto? Allora, il conservatorio è la base, è la partenza, però di solito tutti poi abbiamo studiato privatamente, perché diciamo che vai a scovare sempre insegnanti che sono saliti sul palco, quindi di teatri importanti, e ovviamente chi canta difficilmente insegna perché non ha tempo, però comunque sia c'è quello di Pescara, dove ho iniziato anche io gli studi, un conservatorio buono, sicuramente più disposti verso il nord, la cultura è più diffusa, ecco, che da noi in Abruzzo. Buona la prima. O si rimetterà in gioco con i nostri amici della corale di Villa Grande e di Villa San Tommaso? Beh, a me piacerebbe continuare. L'idea mia era di formare un coro di 40-50 persone, elementi. Non lo so, perché dipende da loro. Comunque ho ricevuto... anche ho avuto delle relazioni con delle persone, altri cori che vorrebbero partecipare anche loro. Non voglio assolutamente dar fastidio alle due parrocchie, ognuno ha la sua parrocchia, svolge, come vedete anche sulla brochure, abbiamo scritto due righe sui due cori, e svolgono attività, animano la messa domenicale, quindi ognuno va alla sua parrocchia, però poi per un unico concerto io ovviamente faccio io da guida e mi avvalgo dei miei musicisti e degli amici di sempre. Quest'anno Ortona ha scelto di dedicare il suo clima natalizio a Ortona nel cuore. Lei, nei suoi viaggi in Australia, negli Stati Uniti, in Europa, in Italia, la porta Ortona nel cuore? Beh, sicuramente la meta dove siamo stati più volte, io faccio parte di un trio con il pianista, che stasera Romano Silli ha accompagnato, era il pianoforte, e siamo stati ben 5 volte in America, abbiamo instaurato una collaborazione con il consolato italiano a Boston, e diciamo siamo fortunati perché la musica, la nostra musica è diffusa dappertutto, in primis a parte le opere. Noi abbiamo portato la Traviata e abbiamo portato anche delle canzoni napoletane, loro impazziscono. E poi mi sembra le prime volte abbiamo anche in un concerto abbiamo eseguito anche due brani tipicamente abruzzesi, Mare Nostre e un altro, Vola Vola, non mi sembra, quindi abbiamo portato anche l'Abruzzo, non solo l'Italia. Grazie Giovanni Di Deo, grazie.